Dal Vangelo secondo Luca. Un buon Natale a tutti. In quale momento della nostra storia il Figlio di Dio è venuto a farsi uno di noi? L'Evangelista Luca ci dà delle preziose indicazioni storiche, anche se il suo interesse non è quello di darci delle fredde informazioni, ma di darci un messaggio attraverso i riferimenti a personaggi e ad eventi della storia nella quale il Figlio di Dio è venuto a immergersi. Luca inizia il suo Vangelo con un'indicazione storica dicendo: al tempo di Erode, re della Giudea, c'era a Gerusalemme un sacerdote di nome Zaccaria, aveva una moglie già vecchia, Elisabetta, che era sterile, e poi continua con il racconto dell'annuncio della nascita del Battista. Era dunque il tempo di Erode il Grande, gli ultimi anni concretamente della vita di questo tiranno sanguinario. Erano gli anni in cui Giuseppe e Maria si erano innamorati, poi si sono sposati. Dopo questo inizio del suo Vangelo, al capitolo secondo, l'Evangelista Luca ci invita ad alzare lo sguardo, che era ripiegato sulla Palestina, sul piccolo villaggio di Nazareth. E adesso lo sguardo si leva verso le grandi città dell'impero, là dove si decidono i destini del mondo, Roma, Antiochia di Siria. Sentiamo che cosa ci racconta. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. In quei giorni, siamo nel 746, dalla fondazione di Roma, quell'anno che per noi adesso è il 7 avanti Cristo. Roma sta vivendo l'epoca d'oro della sua storia. Ottaviano è imperator da 20 anni, ha posto la sua reggia sul Palatino, dove vive con Livia, la sua terza moglie, la mamma di Tiberio, quello che diventerà poi imperatore, e sotto di lui si svolgerà tutta la vita pubblica di Gesù. Dal Palatino Ottaviano domina sul mondo. Ma Luca non lo chiama Ottaviano, lo chiama Cesare Augusto, lo designa cioè con il titolo di cui il Senato lo ha insignito, Augusto Sebastos, il sublime, il divino. Perché adesso con Augusto l'imperatore si può comportare da Dio, può dominare sul mondo. E tutti celebrano Ottaviano come modello di mitezza, di giustizia, anche se ha compiuto delle crudeltà inaudite. Però ha pacificato l'impero, ha posto fine ai disordini, alle rivoluzioni che avevano insanguinato Roma per un secolo. E tornato dalla Spagna, aveva chiuso le porte del Tempio di Giano, che rimanevano aperte quando c'era la guerra. Poi ha fatto costruire l'Ara Pacis, il tempio e l'altare della Dea Pace, e lo ha inaugurato nel 9 a.C., cioè 2 anni prima della nascita di Gesù. Abbiamo quindi collocato un po' nel contesto storico la nascita di Gesù. Con Augusto ha avuto inizio un periodo di prosperità, di pace, di sviluppo sociale e culturale in tutto il bacino del Mediterraneo. E molti pensano che sia iniziata l'età dell'oro, che è stata cantata da Virgilio nella quarta egloga, un'epoca gloriosa, un mondo pacifico. E ricordiamo ciò che dice Properzio, il poeta contemporaneo: Roma è nel suo splendore, straniero riempiti gli occhi. Il primo personaggio quindi che Luca mette in scena è l'Augusto Ottaviano.
Secondo personaggio, Quirinio, il governatore della provincia di Siria, da cui dipendeva anche la Palestina. Questo Quirinio ti viene presentato dallo storico Giuseppe Flavio come una persona estremamente distinta sotto ogni aspetto, persona corretta, ma appartiene anche lui a questa struttura del potere divinizzato che può fare ciò che vuole, può disporre delle persone secondo la propria volontà. Il censimento, di cui ci parla Luca, dal punto di vista storico presenta molte difficoltà, ma l'Evangelista lo ha introdotto perché contiene un messaggio teologico molto importante. E noi ci soffermiamo allora per capire qual è questo messaggio. La prassi dei censimenti è nota nell'antico Medio Oriente, fin dal quarto millennio avanti Cristo. Ci sono i documenti che ci testimoniano censimenti in Mesopotamia, in Egitto, nel quarto millennio avanti Cristo. Eppure, in ogni epoca c'è sempre stata l'opposizione ai censimenti perché i cittadini non si aspettavano niente di buono dai censimenti, perché le ragioni principali per cui erano fatti erano le guerre e le tasse. Ecco il significato che ha il censimento. Luca ce lo presenta perché è il segno che il potere dell'imperatore può dominare sul popolo, servirsi delle persone per realizzare i propri sogni di potere e di gloria. È proprio l'immagine del mondo vecchio, quello in cui è grande chi può dominare e asservire gli altri. Ecco la ragione per cui la religione di Israele ha sempre rifiutato come blasfema questa visione della società in cui il sovrano può contare il popolo per asservirlo ai suoi disegni. Il popolo, dice la parola della Torah, non appartiene al sovrano. Il popolo è di Dio. E difatti, quando Davide, all'apice del suo potere, si arroga il diritto di fare un censimento perché vuole sapere su quante persone sta dominando, i suoi generali, Joab, cercano di dissuaderlo perché a loro sembrava abominevole la decisione del re. E difatti, questo censimento avrà delle conseguenze drammatiche. Nella Bibbia, nella Torah, si parla dei censimenti che Dio ha detto a Mosè di fare. Quando il popolo esce dall'Egitto, viene contato da Mosè per ordine di Dio. Poi durante l'Esodo, durante il viaggio nel deserto, viene di nuovo contato. E poi nelle steppe di Moab, quando sta per entrare nella terra promessa, c'è un nuovo censimento. E i rabbini si chiedevano: come mai Dio continua a contare il popolo? Lo sapeva già quanti erano? E risponde uno dei grandi rabbini del Medioevo, Rashi: Dio contava il suo popolo perché voleva verificare se qualcuno era stato perso. Non è questo il significato dei censimenti fatti dagli imperatori, dai sovrani di questo mondo. Questi vogliono dominare su un popolo che non appartiene a loro. Il popolo, gli uomini, appartengono a Dio. Ed è interessante anche un dettaglio linguistico con cui viene presentato il censimento fatto su ordine di Dio. Ci sono molti verbi in ebraico per dire contare, safar, manna, ma quando si parla del censimento non si dice contare, si dice nasa et rosh, che significa
alzare la testa, non contare. Dice Dio a Mosè, alza la testa delle persone, cioè tu hai un volto, quel volto che Dio contempla, faglielo vedere. Non devi tenerlo abbassato, inchinato, sollevalo, perché tu sei immagine di Dio. Che differenza enorme fra il censimento fatto da Dio e il censimento fatto dagli uomini. Ecco la ragione teologica per cui Luca introduce il tema del censimento. Il potere di censire il popolo è la massima espressione del dominio. Le persone sono sottomesse e completamente a disposizione del sovrano. I poteri assoluti si arrogano questo potere divino. E questi poteri sono tutti disumani. Il Figlio di Dio adesso sta per venire nel mondo proprio per porre fine all'asservimento dell'uomo a questi poteri dominatori. Abbiamo ascoltato due nomi di personaggi che appartengono al regno di questo mondo, quello dei dominatori che censiscono. E adesso ecco che entrano in scena coloro che sono censiti. Gente povera che non conta nulla, gente che è contata. Sarà da loro che partirà il mondo nuovo. Sentiamo chi sono. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Dopo aver presentato i dominatori del mondo, coloro che reggono l'impero, coloro che tutti ammirano, adesso Luca introduce i poveri della terra, quelli che non contano nulla. Giuseppe appartiene alla famiglia di Davide, ma si tratta di una dinastia che è decaduta, che non conta più nulla. Poi a scalare, sempre andando verso il basso, una donna, Maria, una ragazza quattordicenne. Notiamo come l'Evangelista sta elencando la scala di valori secondo i criteri di questo mondo. Augusto, Quirinio, poi fra i poveri l'uomo naturalmente, poi la donna, scendendo fino all'ultimo gradino che verrà occupato da un bambino. Che cosa ci sta dicendo Luca? Fate attenzione, perché arriva adesso il regno in cui questa scala viene capovolta. Al primo posto sarà colui che adesso è l'ultimo. Non nel senso che quel bambino andrà sul palatino per sbalzare dal trono Cesare Augusto e occupare il suo posto, dominare e censire lui. No, adesso la scala di valori mostra che chi è grande non è colui che fa il censimento, ma colui che è censito, colui che occuperà per sempre l'ultimo gradino, rimarrà sempre lì, perché la grandezza del mondo nuovo che lui è venuto a introdurre è quella di coloro che servono, non coloro che si fanno servire, coloro che all'ultimo posto non sono sempre attenti per vedere come possono rendere felice qualcuno. Questo è il mondo nuovo, è la nuova grandezza, è un regno
al quale appartengono tutti coloro che accettano di rimanere all'ultimo posto, perché questi saranno i grandi agli occhi di Dio naturalmente. E questo mondo nuovo inizierà da Betlemme, da dove era iniziata la dinastia davidica, era stata poi fallimentare anche agli occhi del mondo. Il profeta Michea aveva detto: tu Betlemme sei un piccolo villaggio, non puoi essere contato fra i capoluoghi di Giuda, ma da te uscirà colui che diverrà il dominatore di Israele, estenderà il suo dominio sul mondo intero, ma non sarà il dominio di coloro che fanno i censimenti, il regno di coloro che sono grandi nell'amore. E dopo aver spiegato in modo dettagliato il motivo per cui Maria e Giuseppe adesso si trovano là a Betlemme, Luca ci racconta la nascita di Gesù molto rapidamente, ma con alcune preziose indicazioni teologiche che adesso cerchiamo di cogliere. Giungono i giorni del parto per Maria mentre si trovano a Betlemme. L'Evangelista non dice che il parto è sopraggiunto improvvisamente mentre arrivano in quella città. No, si trovano a Betlemme e Maria dà alla luce il suo figlio primogenito. Perché viene notato primogenito? La ragione è che il primogenito di tutte le specie animali doveva essere sacrificato al Signore. Ma il libro dell'Esodo, capitolo 13, dice che naturalmente il primogenito dell'uomo non doveva essere sacrificato, veniva riscattato. Il significato era questo: che bisognava prendere coscienza che tutto è dono di Dio e tutto deve essere consegnato a Lui. Allora gli animali venivano sacrificati, l'uomo veniva riscattato, ma si doveva riconoscere che l'uomo appartiene a Dio, ai suoi disegni. E Gesù è il primogenito, è proprio colui che appartiene totalmente al disegno di Dio e lo realizzerà in pienezza nella sua vita. Poi viene notato che Maria avvolge in fasce il figlio. Ed è importante questo dettaglio perché viene ricordato due volte. Anche quando viene dato l'annuncio ai pastori, uno dei segni sarà: è avvolto in fasce. Che cosa significa? Il riferimento e l'allusione è a un famoso testo del libro della Sapienza, al capitolo 7. Salomone racconta la propria nascita. Salomone, il grande re, il più saggio che sia mai esistito, racconta come lui è giunto in questo mondo e dice: io che sono stato così grande e sono nato come tutti gli altri uomini. Anch'io sono un uomo mortale e sono rimasto in grembo a mia madre per 10 lune e poi come tutti la mia prima voce è stato il pianto. E sono stato avvolto in fasce e circondato di cure. Nessun re ha mai avuto un inizio di vita diverso. Cosa ci vuole dire con quelle fasce e con questa allusione a ciò che dice di se stesso Salomone? Luca ci vuol dire che Gesù è un uomo come noi. Non è un Superman, ma è nato uno che, facendosi uomo, si è fatto anche mortale come noi. Le donne che a Betlemme hanno certamente assistito Maria durante il parto
osservando quel bambino che è un uomo, è il figlio di Dio. Queste donne non lo sapevano, ma è in tutto un uomo come noi. La prima cosa che ha fatto giungendo in questo mondo il figlio di Dio è stato piangere come tutti gli altri uomini. E queste donne che hanno assistito al parto di Maria non si sono certamente rese conto che la storia del mondo sarebbe stata divisa in due parti, prima e dopo quella nascita. In Israele sappiamo che le date sono contate dall'inizio del mondo, per esempio il 2000 è l'anno 5760, però sugli assegni possono scrivere 5760, ma preferiscono che si scriva 2000, dall'anno in cui è nato quel bambino che ha segnato il capovolgimento della storia. Altro dettaglio, lo ha deposto nella mangiatoia, allude a una profezia di Isaia, ciò che al capitolo primo dice nel suo libro il profeta: il bue conosce il suo proprietario, l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Adesso capiamo anche da dove sono nati il bue e l'asinello nel presepio. È il richiamo a ciò che aveva detto il profeta. Mentre il bue e l'asino riconoscono il loro padrone, Israele invece non riconosce il suo signore. È un richiamo a ciò che l'Evangelista Giovanni dice nel prologo: è giunto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Accogliere questo regno nuovo al quale lui ha dato inizio, dare l'adesione a questa sua proposta di mondo, è molto difficile. Non viene riconosciuto come il re del regno che rimane. Poi dice che non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco, da questa traduzione errata del termine katalima greco, tradotto con albergo, ma albergo si chiama xenodokeion, non katalima. Katalima dobbiamo immaginarlo come un vano protetto da una tettoia che veniva collocata proprio davanti alle grotte. Chi va a Nazareth ne vede una di queste grotte, e in queste grotte venivano collocati gli animali. Poi davanti alla grotta c'era una tettoia che ampliava lo spazio, e sotto questa tettoia si svolgeva la vita della famiglia. Non era però un ambiente adatto e riservato per una nascita. Era naturale che una donna desse alla luce non lì nel catalma, ma venisse portata all'interno, là dove c'erano gli animali, e comprendiamo poi che Gesù sia stato collocato anche nella mangiatoia. Che cosa significano questi dettagli? Sappiamo che fin dall'inizio è nata la storia che Gesù era stato rifiutato dagli alberghi di Betlemme, e poi aveva dovuto ripararsi in una grotta. Questa storia compare già nel secondo secolo, è ricordata da Giustino. In realtà questo non è concepibile, perché conoscendo l'attenzione che c'è sempre stata nell'antico Medio Oriente per l'ospitalità, è impensabile che fra i semiti non sia stata accolta una donna che stava per partorire. Non è questo che Luca ci vuole dire. Luca ci vuole presentare il figlio di Dio che è venuto a farsi uno di noi nella condizione più penosa, più povera dell'umanità. Il figlio di Dio avrebbe potuto nascere anche in un palazzo, ma ha scelto l'ultimo posto. E è il Dio che gli uomini
anche oggi fanno fatica ad accettare, perché gli uomini continuano a pensare in un Dio forte, terribile, che viene per seminare il panico, farsi rispettare. Questo non è il Dio vero, questo è l'idolo che ci siamo inventati noi. Il Dio nel quale noi crediamo è quello che ci si presenta in quel bambino. Bambino che ha bisogno di baci e di carezze, altrimenti piange. È venuto a mostrarci tutto il suo amore. Quel bambino è il nostro Dio che ci si presenta in forma umana proprio per farsi vedere. E teniamo presente che quello non è un momento di passaggio poco glorioso, perché poi finalmente riuscirà a manifestare tutto il suo potere e la sua gloria. Non è una parentesi infelice. Quel bambino sta già parlandoci di Dio e stiamo attenti a non perdere questa prima rivelazione del suo volto. Una rivelazione che non è tutto quello che ci deve dire, ci dirà tutto sul Calvario. Di più, di quell'amore che lui manifesterà sul Calvario non è possibile. Quando lui arriva a dire «Vi voglio bene anche se mi uccidete», ma già quel bambino ci parla di amore, soltanto di amore. E anche quando crescerà, non smentirà mai ciò che Dio ci ha detto da bambino. Ora sentiamo chi sono i primi che giungono per questa nascita. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Quando ascoltiamo questo brano evangelico, immaginiamo subito i pastori come quelli che vediamo nel presepio, buoni, con l'agnellino sulle spalle, che vanno verso la grotta, tengono per mano anche un figlio che accompagnano per vedere Gesù che è nato. Non erano questi i pastori del tempo di Gesù e non sono questi i pastori di cui ci parla il Vangelo di Luca. In Israele la pastorizia era apprezzata e stimata quando tutti erano pastori, cioè quando erano beduini nomadi nel deserto. Ma quando si sono installati nella terra promessa, sono diventati agricoltori e allora la pastorizia è diventata un'attività marginale e disprezzata, anche perché fra agricoltori e pastori c'era rivalità, perché i pastori cercano i pascoli e spesso con i loro greggi invadono i campi coltivati degli agricoltori. Del resto, in tutto l'antico Medio Oriente c'era il disprezzo per i pastori. In Mesopotamia erano chiamati il nulla che viene dalla steppa. I Sumeri dicevano che i pastori hanno apparenza di uomini, ma la loro voce è quella del cane della prateria. Libro della Genesi ci dice ciò che pensavano gli egiziani al capitolo 46. Tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli egiziani. Ma non c'era
solo il disprezzo sociale, anche il disprezzo religioso in Israele. Erano posti a livello dei pubblicani, quindi il massimo disprezzo. Erano privi dei diritti civili, non potevano testimoniare perché erano persone false, ritenuti ladri, e quindi nessun rabbino avrebbe mai comperato il latte dai pastori. Poi gente violenta, facilmente là sui monti risolvevano le loro discussioni con il coltello, e loro lo sapevano di essere disprezzati da tutti. Talmud dice che se ti cade una pecora nel pozzo, tu la devi tirar fuori, ma se ci cade un pubblicano o un pastore, lasciali pure dentro. Che cosa ci racconta il brano evangelico di oggi di questi pastori? Dice: vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Tra parentesi, e se questa vuole essere una informazione, allora Gesù non è nato d'inverno, perché rimaneva all'aperto il gregge da marzo fino a ottobre, poi veniva custodito quando faceva freddo dentro le grotte. Ma questo è un dettaglio marginale. Importante invece il fatto della notte. Rappresenta la notte dell'umanità e quella di tutte le nostre malvagità, violenze, guerre e di tutta la nostra concezione falsa del volto di Dio. Noi eravamo completamente avvolti dall'oscurità della notte, ed è in questa notte adesso che brilla una luce inattesa. Di notte facevano la guardia al loro gregge. Il riferimento alla notte è a ciò che ci dice il libro della Sapienza. Mentre la notte era a metà del suo corso e un profondo silenzio avvolgeva ogni cosa, la tua parola onnipotente scese dal cielo. È questa parola onnipotente che adesso rischiara la tenebra del nostro mondo. Sarà la parola e la luce del volto nuovo di Dio e del volto dell'uomo autentico, del figlio di Dio. Ecco la notte che verrà rischiarata. E siccome il libro della Sapienza dice che la notte era a metà del suo corso, quindi il buio più fitto, da lì è nata la tradizione della messa di mezzanotte. Che cosa accade in questa notte? Che un angelo del Signore si presenta ai pastori e la gloria del Signore li avvolge di luce. La gloria del Signore la immaginavano come l'esplosione della sua potenza e anche della sua ira contro i malvagi, e li avvolge di luce. E furono colti da grande spavento. Il testo originale dice: furono spaventati di uno spavento grande. Come mai si spaventano? Perché loro lo sapevano di essere lontani da Dio. Sapevano che Dio li doveva annientare, perché questa era la catechesi che avevano ascoltato. Il profeta Malachia aveva detto: quando il Signore viene, e sarà come il fuoco dei fonditori e la liscivia dei lavandai. I pastori sapevano che i primi che dovevano essere spazzati via dalla venuta del Signore erano loro, gente impura. Loro avevano coscienza della loro condizione. Ecco perché si spaventano di uno spavento grande. Ma l'angelo del Signore dice: non abbiate paura. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. La grande gioia. L'annuncio non di un Dio che vi fa a pezzi. La grande gioia e la luce da cui adesso voi siete avvolti è la rivelazione del volto di Dio, che è amore e solo amore,
proprio per voi, non perché siete pentiti, no, ma perché siete amati da Dio così come siete. E è Cristo Signore. Cristo significa unto del Signore, cioè colmo dello Spirito, della vita divina che Lui possiede per natura in pienezza, quella vita divina che adesso è venuto a portare nel mondo, comunicandola, cominciando proprio dagli ultimi, da chi non la merita, perché non la merita nessuno, perché il suo dono è completamente gratuito. Ed è il Signore, è il Dio che adesso si rivela, non il Dio che ci eravamo immaginati, ma è il Dio che adesso dissolve tutte le tenebre che noi ci eravamo costruiti riguardanti Lui e la sua identità. E il segno che viene dato ai pastori. Lo riconoscerete da questo segno. È avvolto in fasce. È un bambino come tutti gli altri, non un bambino con l'aureola che fa miracoli, no! È uno come voi, povero tra i poveri. Questo è il segno del vero Dio, colui che ha cominciato a rivelarsi così, all'ultimo posto. E poi a questo angelo che rivela la luce del cielo, che è Dio che si rivela, adesso si unisce una moltitudine dell'esercito celeste. Abbiamo sentito delle legioni di Ottaviano che compivano violenze, che opprimevano. Adesso c'è un nuovo esercito, ed è l'esercito celeste, quelli di coloro che hanno accolto questa luce venuta dal cielo, si sono lasciati avvolgere dall'amore di Dio, quell'amore poi che si manifesta tra di loro. Ecco la salvezza che avviene nel cuore dei pastori quando accolgono questa luce. E c'è il canto adesso di questo esercito celeste che siamo noi, la comunità dei discepoli che hanno accolto il vero volto di Dio e loda cantando gloria a Dio nel più alto dei cieli. Cioè abbiamo visto questa gloria del Signore che ci si è rivelata in quel bambino ed è il suo amore incondizionato. E c'è la pace in terra agli uomini che egli ama. La traduzione letterale sarebbe gli uomini della benevolenza, eudokias in greco. Chi sono gli uomini della benevolenza? Se andiamo a cercare questo eudokia, ricompare un'altra volta nel Vangelo di Luca al capitolo 10, quando Gesù dice chi sono gli uomini della benevolenza di Dio. Sono i piccoli, coloro che non contano. Ecco il canto di questa comunità che ha accolto la luce, ha capito chi sono gli uomini della benevolenza di Dio, sono i piccoli, gli ultimi. Eccolo, l'invito alla gioia che ci viene fatto in questa notte, la gioia di chi ha capito che Dio ti ama così come sei, non perché sei buono, sei bello, sei simpatico, no, ti ama così come sei, perché sei suo figlio. Allora tutti noi.